Tale contesto è protagonista nella nostra parte politica, cioè il principio di buone mondiali, ed è per questo che il giorno prossimo si è reclamato a confronto con la nostra deputazione nazionale, regionale e la direzione provinciale per l'Europa, per riaffermare un diverso più intenso clima che si inserisca in questa parte finale di legislatura e comunque. E per questo motivo che mi servo innanzitutto di completare un prossimo giro con questa comunicazione di ordine politico e programmatico, che spero, sono sicuro, sarà apprezzata e condivisa dall'intero gruppo che ci presenta questo consesso. L'approssimarsi della scadenza elettorale anche nella nostra salute, pur non rilevando quanto di voi già fatto dal nostro partito, a paura della comunità sovrana, ovviamente questa maggioranza ci induce a guardare oltre l'orizzonte e a pensare già da oggi come disegnare la nostra salute nei prossimi 5 anni, e non solo nei prossimi 5 anni, con proiezioni che sapore dei problematiche più vicine da risolvere, che dovranno vedere il nostro partito protagonista della scena politica anche negli anni successivi, soprattutto per salute. Portate sfide ci attendono, che l'11 di Roma, con rappresentanti a livello alto dell'attuale amministrazione comunale, non può e non deve rimanere silente su problematiche e progetti che riguardano la nostra città. Fa parte di una maggioranza non significa annullarsi essa, anzi, effervescenza aiuta a governare, mentre si diverge, sapete,